Buongiorno a tutti, sono sempre Victorlaso88 e questa non è una nuova puntata del mio Moviblog. Questo in realtà è il video per il concorso dei 3.000 iscritti. Allora, avevo detto che l'avrei fatto, lo sto facendo anche se un po' in ritardo, scusatemi, però meglio tardi che mai. Allora, volevo innanzitutto ringraziarvi perché io mai avrei creduto di raggiungere 500 iscritti, figuriamoci se avrei mai creduto di superare i 3.000. Quindi, veramente, grazie a tutti quelli che commentano, a quelli che apprezzano i miei video, a quelli che li guardano, a tutti quelli che mi mandano messaggi personali facendomi complimenti e grazie a tutti quelli che stanno apprezzando il blog in profondo. Veramente, non avrei mai creduto che sarebbe piaciuto, quindi grazie di cuore. E volevo anche ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti, che hanno apprezzato la recensione di Toy Story 3, perché non avrei mai creduto che avrebbe riscosso così tanto successo, è stata una delle più viste, quindi veramente io vi ringrazio di tutto cuore e volevo a questo proposito soddisfare una piccola richiesta che mi aveva fatto delle di Medi, che mi aveva chiesto: ti prego Victor, fammi un regalo, mostrami il Woody di cui avevi parlato nel Woody a grandezza naturale di cui avevi parlato nella recensione. Quindi non lo considero un regalo, anzi mi fa piacere che tu me l'abbia chiesto, quindi eccolo qua, il Woody a grandezza naturale. Saluta le di Medi, brava. Allora, il cappello non so dove sia finito, è qua da qualche parte, lui poverino soffre senza cappello. Questo è un giocattolo a cui tengo tantissimo, veramente tengo un sacco, perché l'ho preso subito dopo l'uscita del film, lo sono fatto regalare per il compleanno. Andavo pazzo, ci ho giocato fino a consumarlo quando ero piccolo, 7-8 anni. Allora, passiamo al concorso. Allora, dunque, io ho sempre fatto i quizzoni, quindi i quiz. Questa volta corro il rischio. Corro il rischio e vi chiedo, appunto, se volete partecipare, di mettermi un video di risposta. So già che parteciperanno in due, me lo sento, perché è sempre un rischio perché la gente dice: ma non me la sento di fare un video. Io invece spero che qualcuno abbia voglia di partecipare. E il concorso fondamentalmente è praticamente identico a quello che aveva fatto, a quelli che ha fatto Yotobi. Perché non è che io voglia copiare Yotobi, solo che vedo che la formula funziona, vedo che la gente piace l'idea, quindi volevo farlo anch'io, spero che Yotobi non me ne voglia. Allora, dunque, il premio sarà una recensione con me, quindi la monteremo per il problema della distanza, la monteremo insieme, ci sentiremo con un messaggio, con i messaggi personali YouTube o su Facebook. Lo so, non è un, come diceva Yotobi, il premio è più per me che per voi, però spero che vi possa piacere l'idea appunto di fare una recensione, faremo una puntata del movie blog insieme, spero che l'idea vi piaccia. Allora, il video deve essere una recensione di quello che volete, qualunque cosa. Vi chiedo solo una cosa, di metterci un po' di passione mentre la fate. Potete fare la recensione di qualunque cosa. Se vi sentite forti in un campo, che possa essere che vi piace, una vostra passione, può essere lo sport, può essere la lettura, può essere il cinema. Fate quello che volete. Potete recensire una partita, un libro, un film, quello che volete, qualunque cosa. L'importante è che ci mettiate passione. Se parlate, poi deve essere una cosa. L'importante è che sia qualcosa che vi abbia colpito. Un qualcosa che vi, negativamente o positivamente, non importa. Per esempio, volete recensire un film che vi ha fatto schifo? Voglio vedervi incazzati. Vi recensite un film che vi è piaciuto? Voglio vedervi estasiati. Voglio vedere proprio la passione, perché per fare una buona recensione, secondo me, ci vuole quello. Quindi, la recensione poi dovete esserci voi, perché dovendo fare poi un video insieme, voglio vedere un po' come vi muovete, come parlate. Appunto, era giusto per vedere. Quindi non deve essere una recensione o solo vocale o solo per immagini. Dovete proprio esserci voi. Non deve essere in più di una parte, deve essere in una parte sola. Il concorso scade il 13 di agosto, quindi avete poco più di un mese di tempo. E le regole, appunto, sono queste qui. Io spero che l'idea vi piaccia, spero che qualcuno abbia voglia di partecipare. E appunto, ripeto, dovete, se, voglio solo vedere appunto che vi piace quello che state facendo. La recensione che state facendo, potete farla comica, potete farla seria, potete mettere immagini, potete non mettere immagini, non mi importa come la fate, potete anche accendere la webcam e parlare e cominciare a parlare a macchinetta per 10 minuti. Non mi interessa, l'importante è vedere appunto che vi stiate divertendo, che vi stia piacendo quello che il video che state facendo. Tutto qui. Io aprirò appunto l'opzione per mettere video risposta, non ci sarà bisogno della mia approvazione. Voi non dovete fare altro che cariche appunto mettere una risposta al mio video. Io li vedrò, io li visionerò personalmente e il 13 agosto dirò appunto chi è. Il 13 agosto chiuderò appunto la possibilità di mettere video risposta e nei giorni successivi dirò appunto chi ha vinto. Quindi io spero che l'idea vi piaccia. Noi ci vediamo alla prossima puntata del mio Moviblog. Grazie ancora a tutti, ciao!